Ah, ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Magrus, siamo sempre qui su FIFA 19, carriera allenatore Perugia. Allora, vi voglio già preannunciare che mi fa molto piacere il fatto che già state pensando anche alla nuova carriera. Vi vedo che state intensificando, meglio, state seguendo anche questa carriera, perché stiamo procedendo abbastanza bene, nel senso che non mi voglio portare male, però gli infortuni non stanno succedendo, stiamo giocando bene, stiamo ruotando, abbiamo un discreto vantaggio, abbiamo la Coppa Italia in questa settimana, parlo questa settimana perché faremo 3 partite, sappiamo, ma non ve lo svelo ancora, ve lo faccio vedere subito tra un pochetto, chi giocheremo in Champions League. È andata così così, nel senso che non è andata benissimo, ma non è andata neanche male. Una cosa importante, sto leggendo in questo momento Gabriele Orlandi, che se non mi sbaglio mi ha mandato anche l'amicizia sulla PS4, scrive di fare una live al primo episodio di quando porteremo la nuova carriera, quella con voi praticamente. Potrebbe essere un'idea, ci voglio ragionare un pochettino su perché è una carriera che deve essere fatta in un certo modo, dobbiamo capire bene come mettervi, posizionarvi. Sto studiando, però sarebbe una buona idea. Allora, partiamo. Vi faccio vedere innanzitutto subito con chi giochiamo in Champions. No, che mi fa vedere l'Europa League. Beh, noi siamo forti, ragazzi. Ci interessa l'Europa League. Vabbè, forse da qua facciamo prima. Eccoci qua. Se ce lo mostri. Vabbè. Perugia che giocherà contro il Borussia Dortmund. E ci è andata bene, eh. Perché non abbiamo beccato né il Barcellona, né l'Atletico Madrid, né il Bayern Monaco. Cioè, forse magari col Valencia saremmo andati un pochettino meglio, però con l'Olimpiakos mi pare che ci avevamo già giocato l'anno scorso, sì. E avevamo anche vinto, sì, per forza, che siamo arrivati in finale. Vabbè, dobbiamo giocare con il Genoa. Vi faccio sempre vedere la rete in maniera tale, però naturalmente faremo molti cambi perché abbiamo anche la Juve Coppa Italia, quindi attenzione. Col Genova faremo molti cambi. Tra l'altro mi dispiace anche per le squadre di Genova, che sia Sampdoria. So che sia Sampdoria e Genova vengono messe in vendita. Sto fatto che se squadre italiane vengono acquistate da paesi esteri non è che mi fa molto piacere, perché è come se perdessimo quel fascino. Vabbè, bianco così dovremmo andare bene. Facciamo parecchi cambi del tipo. Solo che Vidal ha giocato, eh. Vabbè, Messi non può giocare assolutamente perché 2 partite così non le fa sicuramente. Anche perché poi, se poi muore e si fa male, non è che ci possiamo lamentare. Qua metterò sicuramente Di Marco, ma penso che metteremo anche Niang. Anche se sta giocando veramente poco, non fa niente. Wow, ta, che dici? Mi fa una bella partita. È ripartito abbastanza bene, poi ti sei un po', come si dice dalla mia parte, un pochettino scagato. Aspriglia, lo sapete che ha alti e bassi, a volte campione, a volte lasciamo perdere, sennò poi lo offendo e poi non mi gioca bene. No, Mazzocchi te ne deve proprio andare, Barella lo facciamo riposare, come anche Tonali. Chi ci manca? Allora a questo punto potremmo mettere a... No, io metterei Gasperoni, anche se Gasperoni lo sapete che è un centrocampista offensivo. Dove sta Gasperoni? Ah, ecco qua. Scusami Gasperoni, ma non ti vedevo. Allora, giochiamo così, siamo super ultra offensivi, eh. Mi raccomando, eh. Che dite, Piontek si sblocchia? A Pronto per la sfida che vede di fronte quanto Genoa è dato nella Champions League. Piontek? Che segna? Ecco le scelte dell'allenatore Mourinho. A 100 è Scelta dato. coraggiosa in campo col 3. Ah! Mamma mia, abbiamo un po' rischiato qua. E vai, vai. Continua il tiki taka alla ricerca del momento Attenzione, giusto. attenzione. Guarda che buono Questa palla questo. infinito ipnotico per far muovere. Occhio alla botta. Ah, Sarà non male, corner non male. per la Bravo Juve. Gasperoni, bravo. Sei sosia di video. Beh, ma come mi salti? Attenzione, Può correre lungo attenzione. la fascia. Speriamo che non corre. Oh, non fa fallo, Felipe Coutinho ribatte il difensore. no. Porca miseria, l'avevo visto. Ma Puntuale porca tiro difensore. miseria, Di Marco, ma che Può mi scambiare con il fai? compagno.
cross in mezzo. Traversone che si perde. Ma che buona. Senza... Mi sento, segni tu, Gasperone. Vidal. Ma mi sbaglio, me l'hanno bloccato a. Arriva Vidal. E invece segna a te. Conclusione di rara potenza. Era gol. Per me era gol, ragazzi. Ho esultato, ma era gol. No, sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui. Mannaggia. Ma oh, ecco, ma oh. Attenzione, riceve un buon pallone. Può metterla in mezzo. Brutto cross, c'è il... Ma veramente brutto. Dalla spiglia. Aspetta, aspetta. Sei troppo. Ah, guardalo, guardalo. Vai Wout, vai. Vai Wout, vai. Occhio a Vidal. Non è fallo quello, no, eh. E vai. E vabbè. Ma che non avanza. Che piedino, piedino. E prima fuori. Vabbè. Ma via il palo. Secondo voi il terzo tiro lo farà? O meglio, segnerà? Come se l'ha portata la volta? Non ho capito. Vai, 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 vai. Ci devi credere, ci devi credere. All'interessante dello spazio. Il collaboratore è fuori gioco, sì. La posizione di offside. Rete... Non stiamo giocando male. Ok, bravo, va. Ok. Vai a spiglia, vai. Vai a spiglia, vai. Vai a spiglia, vai. Attenzione perché sarà caccia del gol del vantaggio. Questa può essere davvero una buona occasione. Grande intervento. Qua ho sbagliato, No. Il gioco e dunque il gol viene annullato. I giocatori protestano. Vabbè, raga. Vabbè. Il replay ci mostra l'azione del... Allora, là ho passato, ho sbagliato, ho passato. Ok. Ottimo, prova a far partire il tiro. Raga, però devi tirare più angolato. Se metti lì sto diretto così... No, ho sbagliato. Ma con noi dovevi fare la... Attenzione, dai, dai, dai. Sì, però questi fanno i falli anche dopo, Portiere, portiere, dove c'ha... Ai vecchi tempi, come ai vecchi tempi, dai. Prova la botta. Sì. Biondo, 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 biondo. Però avete visto come entra un giocatore che riesce a fare un paio di movimenti. Sì. Ma perché ha questo qua giù? Ma porca miseria, stava venendo un gol spettacolare. Non ci ha fatto fare un gol spettacolare. È il momento decisivo della gara. Attenzione. Tutto può ancora succedere. Vabbè. Ok. No. Allora, o ci entri o ci entri. Questo tira. No. Mamma mia. Abbiamo rischiato. E forse vi dico una cosa, forse ho sbagliato su alcune cose, nel senso che magari non dovevo riscaricare. Però avete visto, 8 tiri con gol. Vabbè, comunque l'importante è stato riuscire a vincere. Ha segnato anche Gasperoni, che comunque è un ragazzino, che fa parte del vivaio. Non ce lo dimentichiamo, queste scommesse. Conferenza stampa, secondo me ha sbagliato. È vero che abbiamo vinto col Genoa. Però forse mi sono pentito di aver fatto entrare alcuni giocatori. Non lo so, perché ho paura che siamo un po' troppo stanchi per... Come si chiama? Ah, giocatori impegnati con la nazionale. Mamma mia, mi sta avendo un infarto. Pensavo che tipo... Chi è che va? Piontek e Messi. Ma andate, Piontek, vai, vai. Ma magari giochi, riesci a fare pure qualche gol. Ti eserciti un po'. Spero di non aver sbagliato, nel senso di aver fatto stancare alcuni giocatori. Allora, direi di giocare così. Qualche cambio. Direi di restare così. Mi voglio soltanto mettere... Io farei giocare solo Waota al posto di Asprilla. Asprilla lo facciamo entrare poi nel secondo tempo, perché Waota non sta giocando male, però è sempre meglio conservarcelo. Dai, giochiamo così, dai. Tra l'altro, poi andate al ritorno, quindi in teoria
potremmo avere anche una seconda opportunità. Però se vinciamo è sempre meglio. C'è nessuno? Guardalo, guardalo. Vai Chong, vai. Vai Chong, vai. Ehi. Tu a Vito la dovevi dare. Ma perché l'hai data a quello? Vabbè, a Waota, vabbè. Sta incazzando, Portiere. Chong. Non ho capito perché mi stai stoppando la pa. Rimessa laterale a disposizione della Juve. Non lo so, se ti devo menare. No, perché gli dai una palla così? Ma. Sei Pierre, infatti, dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra. Sturaro! Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Credo che abbia detto qualche parolaccia, Gabriel. Bravo. Bravissimo. Ma è fallo. Ma cioè, non è fallo. Sette uomini addosso. Bella questa. Andiamo per le farfalle appena appena. Può girare il pallone. Continua a girare il pallone cercando il momento giusto. Tolisso! Conclusione che si è spenta. Se ti facciamo segnare da là. Non era un tiro insidioso, però. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Non rischiamo. Bella questa apertura, vai. Chong, aspetta. Sei in fuorigioco? Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale. Sì! Boom, boom, boom! Mamma mia, ragazzi! Che steccata! Grande Vito, grande! Tutto di prima. Sistere, questa la passa, vai! Come prima. Occhio al tiro! Mamma mia! Senza problemi. Ok. Fallo, per le palle, non è fallo. Beccalo, beccalo, questi vanno in porta, questi vanno in porta, bravo, bravo, bravo. Vai, vai Chong, vai. E vai Chong, vai. Vidal. Mannaccia, era buono. Ho cercato di calibrarla quanto meglio possibile. Aspetta, aspetta. Incrucia, niente. Dai, questo dovrebbe essere un grande risultato. Ok, a metà strada. Ok. Mamma mia, aspetta. Vabbè, ti va bene una volta, ma basta. Doppio passo. Un doppio passo fantastico. Vabbè, 1-0, importante. Stiamo migliorando, secondo me, tantissimo in difesa, ma proprio tanto in difesa, secondo me. Comunque, importante 1-0, c'è sempre il ritorno, quindi attenzione, però comunque abbiamo un leggero vantaggio. Dico leggero perché a FIFA, lo sapete, possono arrivare pure 50 gol. Col Genoa, no, abbiamo il Torino, offerta per trasferenda di Quiroga, ma pigliate questo Quiroga, ma ci avete rotto le scatole, accetta, ma te lo regalo, ma non vi mettete mai d'accordo. Non lo so se quello non vuole venire, quello vuole venire, quello non vuole andare. Allora, tra l'altro poi a parte il Bologna, poi tutti quanti hanno giocato, siamo sempre a 4 punti. Il Bologna è partito molto forte, poi si è completamente fermato. Siamo sempre a 4 punti sulla Juventus che continua a vincere sempre praticamente. Ma fa niente. Col Torino possiamo fare cambi, ma neanche poi tanto, perché poi abbiamo una settimana di riposo e quindi in teoria ce la potremmo fare. Facciamo così, facciamo riposare Messi, facciamo giocare Vidal, Asprilla può giocare perché non si è stancato tanto, farei giusto entrare a Adei al posto di Barella e facciamo giocare a Di Marco al posto di Pellegrini. Così non dovremmo avere problemi, però mi voglio portare a Gasperoni, lo teniamo qua, Niang, Waota pure lo voglio tenere al posto di Messi sta stanco, quindi non lo facciamo giocare sicuramente. Dai, giochiamo così. Ah, aspetta, c'è sta pure Barella però. Barella lo voglio mettere al posto di... No, vabbè,
Magari facciamo entrare a Cano, dai. Ah, io adoro il Sulan. Soprattutto quando è così forte e non si vede una mazza. Non ci ha reso niente, cioè nel senso che... Ok. Aspetta che non riesco a entrare qua. Che peccato, pensavo fosse gol. Mamma spriglia. Oh! Attenzione, non esageriamo, eh. Ma quale corno? Ma io non ho visto niente, raga, io non ho visto voi niente. Attenzione, eh. Porca miseria. Chi è che si è immortalato? C'è qualcuno che è morto, cioè si è preso una palla. Oh, ma perché? La dovevi dare a Tonali quella palla, ma perché? Conclusione che si è spenta abbondantemente. Dai con calma, dai. Dall'avvito. Cercano di aprire la difesa avversaria. Tonali non mi attacca neanche la porta. Può andare al cross. Ha spazio per tirare. No, vabbè, C'è solo Tonali. la potenza in questo tiro. No. Mira completamente. Vediamo cosa ci riserverà Dai che questa buona, dai che azione. buona. Cerca il Non è lancio fuori cerca gioco e non mi Pallone. rompere le Può scatole. cercare il cross. Prova a calciare. Pericolo, ecco il tiro. Buona Vabbù. occasione, palla ancora buona. Vediamo se ce la fai. Tacchetti E il portiere recupera il pallone. in faccia, bravo, bravo Asprilla, bravo. Può metterla in area. Ma non la mettere in aria. Arriva Vidal. La mette in mezzo. Sulla Troppo spriglia, incrementato, ora deve niente. spazzarla via. Perché c'è sulla spriglia? In Spazzano mezzo? Non lo senza so. problemi. Guarda che buona, guarda che buona. Aspetta. Vidal. Vai, vai. Avanza, avanza. Calcio Prova. Tira il respinto dal difensore. d'angolo. Dai che li stiamo schiacciando. Palla Forza, sulla linea. ragazzi, dai. Vediamo se crossa. Prova la botta. Tiro Ah, che fondamentale per Napoli che peccato. salta un Mannaccia la po'. miseria, Anche se mannaccia. così un Si scambiano bene, ripartiamo Allarga col pallone. bene. Vai, vai, vai. La traiettoria verso il centro. Ma va, ma Cerca di mettere porca sulla linea. miseria. Che Pallone che si aspetta abbondante. peccato che c'hanno loro la palla. Occhio, Buona l'idea qui. eh. Cross in mezzo. Pallone che Ok. si perde Vai di sulla contropiede, sinistra. vai. Veloce perché questa è una lanciata. Finisce il match con risultato Io mi devo ripartito. incazzare perché Chong non corriva là. Vabbè, dai, non fa niente. Altro pareggio. Speriamo che almeno la Juve. Qua abbiamo sprecato, perché abbiamo giocato, 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 però abbiamo poco realizzato. Ma la Juve sono sicuro che avrà sicuramente vinto. Vediamo un po'. E invece no. Ha pareggiato anche la Juve. Oh ragazzi, allora ogni tanto siamo fortunati, ogni tanto. Vabbè, dai, sono contento perché col Torino avevamo sprecato. Il Torino ci ha aspettato molto e non siamo riusciti davvero a fare la nostra partita. Ok ragazzi, la settimana prossima ci aspetta tanta roba. Naturalmente qua se non vi invito, qua se non vi invito, un bel mi commento, un bel mi piace. Ci vediamo se la prossima video. Bye.